4 milioni di euro di debiti, 43 posti di lavoro a rischio, la Giulianova Patrimonio, società partecipata del comune sull'orlo del default. Maestranze preoccupate che hanno chiesto spiegazioni in un recente incontro con l'amministrazione giuliese. Orlando Polilli, esponente della nuova sinistra di Giulianova, ritiene che la situazione non sia affatto chiara sulla società che garantisce una serie di servizi sul territorio, a cominciare dalla manutenzione del verde. Da questo punto di vista siamo estremamente preoccupati. Non vi sono ad oggi carte che testimoniano l'operazione di esternalizzazione della società di alcuni servizi. C'è il grande rischio, molto concreto, di lasciare a casa dei lavoratori. La società Giuliano Patrimonio rappresenta per Giulianova ormai da un ventennio circa di servizi che il comune gestisce direttamente, senza mezzi tramite. Cioè, adesso vuole esternalizzare alcuni servizi, per cui si va verso un mondo totalmente gestito da un precariato, come oggi si vede a tutti i livelli. L'amministrazione comunale però ha detto di stare tranquilli in questo incontro recente. Io ho seguito ieri l'incontro tra i sindacati e l'amministrazione e devo dirlo con molta franchezza, si è detta tanta aria fritta. I sindacati hanno insistito, hanno messo all'angolo il sindaco e l'assessore Giorgini e questi per risposta dicono: adesso che vedremo le carte vi convocheremo e ve le faremo vedere. Come a dire: vi abbiamo chiamato, ma sinceramente neanche noi sappiamo da che parte andare a parare. Dino Macera è stato consigliere comunale di Rifondazione per 3 mandati, sempre molto vicino alle problematiche legate al mondo del lavoro, ritiene che la vicenda della Giulianova Patrimonio non debba essere sottovalutata. Crediamo che sia prioritario il destino di costoro, anche perché c'è una funzione che loro possono, hanno svolto fino ad oggi e devono continuare a svolgere, anche perché quei servizi che sono stati assicurati fino ad oggi dalla Giulianova Patrimonio dovranno comunque essere sempre assicurati: la manutenzione del verde, la pulizia delle strade, il cimitero, quindi non è la gestione per esempio degli appartamenti. Quindi non è pensabile comunque che diciamo, si mettano ai margini una serie di soggetti per motivi ovviamente di natura sociale ed altri ancora. I 4 milioni di euro di debiti come possono essere ripianati? I 4 milioni di euro di debiti possono essere ripianati attraverso una gestione più oculata, perché io credo che comunque, diciamo, nel corso degli anni non c'è stata una grande attenzione nello svolgimento di queste mansioni e quindi nel mettere in campo una politica realmente sana di gestione di questi aspetti che riguardano il territorio della nostra città.